da prima che tu nascessi. E tu sei suo fratello. Con una bella famiglia. Oh, ma dai. Io stasera vi vorrei proprio salutare proprio per uno, proprio se potessi, non so quanti saranno qui dentro, ringraziarlo per uno, per avermi accolto qui. Il 12 dicembre dello scorso anno questo tournée si è fermata a Trieste ed era un giorno di pioggia come oggi. E questo è molto strano, perché io oggi arrivando a Taranto stamattina ho ritrovato esattamente lo stesso clima che c'era quel giorno a Trieste, la pioggia incessante e fredda. E ho letto questa cosa, come capita a noi esseri umani, che ad ogni cosa cerchiamo di dare un significato, perché se non riusciamo a dare un significato alle cose è veramente difficile andare avanti. Per cui leggere dei segni delle cose che accadono è un modo così per inventare un tragitto e per dare un tragitto a una vita, no? A una strada. E allora questa pioggia che veniva giù, la guardavo dal finestrino della macchina, era la stessa pioggia che guardavo quel giorno dal finestrino della macchina di Trieste. Pensavo che volesse dirmi qualcosa, che volesse dire che in qualche modo siamo pioggia anche noi, no? Siamo nuvole, poi veniamo giù, ci infiltriamo la terra, diventiamo mare, diventiamo frutta, diventiamo qualcos'altro, poi torniamo ad essere nuvole. Mi auguro, spero, credo che questa esistenza abbia un senso, e anche se è impossibile dare un senso alle tragedie, però mi auguro, credo, spero, lotto, combatto, per convincermi che sia così. Il 12 dicembre questo palco, che è nato per portare in giro una festa a causa di un incidente, di una tragedia, ha ferito delle persone e ha lasciato sul campo un ragazzo di 19 anni che si chiamava Francesco Pino. E io tutte le sere parlo di ora, di quanto è importante ritrovarci in questo ora, in questo punto dove si incrociano le linee, no? Delle cose che accadono adesso. Io stasera per Francesco e per tutti noi, che in qualche modo siamo diventati suoi parenti, anche se la maggior parte di noi neanche lo conoscevamo, per Francesco stasera cambio parola. Canterò una canzone che si chiama Ora, ma solamente una parola mi viene in mente. E questa parola non è, ma è sempre. Corrisponde la stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche questo è vero.
vero che noi siamo fermi, ma non amarti si sta muovendo. Dico non è vero che per un istante tornerà una mortificazione. Dico non è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione.